tutti e benvenuti qui su Mac in the Review, nuova puntata col collega Giuseppe. Oggi vogliamo parlare del ruolo in decadenza degli Stati Uniti, coloro che una volta erano quelli che governavano il mondo a livello letterale proprio, a livello... Era così e nessuno si poteva opporre alla loro egemonia. Stanno avendo una fase di declino a livello geopolitico globale. Nuovi player si sono affacciati, si sono confrontati e si stanno confrontando con Washington. Alcune vicende nello scacchiere geopolitico globale hanno comunque minato alla loro potenza, a quello che era la loro potenza. Il dollaro in caduta libera, e questo non possiamo nasconderci dal non dire neanche questo. Il fatto che il dollaro non è più la valuta più utilizzata a livello globale, gli scambi internazionali non stanno più. Ormai lo yuan sta superando di gran lunga il dollaro, e con un ritmo forsennato, oserei dire. E quindi niente, incominciamo questa puntata, parliamo degli Stati Uniti. Perché stanno declinando, Giuseppe, secondo te? Qual è il motivo scatenante di questo declino? Dobbiamo fare un po' un intervento, come ti accennavo prima, ad ampio spettro. Allora, dobbiamo capire innanzitutto una cosa, che gli Stati Uniti non sono una nazione come tutte le altre. Sono una nazione, per capirla, dobbiamo risalire alle sue origini, dobbiamo risalire... ai padri fondatori degli Stati Uniti, in particolar modo a quello che è poi il mito del Mayflower, cioè questi protestanti che lasciano le persecuzioni religiose in Europa e fondano una nuova nazione, trovano una nuova terra di libertà, di prosperità e di giustizia. Mm-hmm. E tutto questo poi si è perpetuato nel corso dei secoli nella lotta indipendentista contro la Gran Bretagna, nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, nella redazione della Costituzione americana, che certo, è un inno appunto a questi principi, alla giustizia, alla libertà, alla prosperità, al diritto alla felicità, che è espressamente previsto dalla Costituzione americana. E gli Stati Uniti in questi ultimi 500 anni hanno proseguito un po' su questo solco, cioè loro sono una nazione votata alla costruzione del benessere non solo interno, ma del benessere nel mondo. Questa è la loro vocazione ideale. Il destino manifesto, no? Sì. Se lo sono creato. È qualcosa di diverso, cioè un qualcosa riferibile all'impero. Però la loro vocazione è questa realizzazione della felicità umana nel mondo. Questo è un qualcosa cui gli americani, a mio avviso, credono intimamente e profondamente. Questo fa sì che ci sia stata nella loro visione geostrategica una coincidenza fra il loro interesse nazionale e quello che è l'aspirazione universale degli esseri umani in tutto il mondo. Cioè si fa ritenere ai governanti statunitensi, agli ideologi statunitensi, che quello che è bene per gli Stati Uniti sostanzialmente è bene per tutti, certo. E questa visione è stata, ripeto, costantemente l'ispirazione dell'azione geopolitica americana, dell'azione di governo degli Stati Uniti. La cosiddetta esportazione di democrazia, no? Ci arriviamo a questo concetto. E questa visione è stata sicuramente vera almeno fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale e in parte anche dopo. Sicuramente, se noi andiamo a vedere quelli che sono gli accadimenti della Seconda Guerra Mondiale e andiamo a vedere quelle che sono le conclusioni dei vari trattati di pace, gli Stati Uniti hanno imposto una visione molto precisa di tutto questo. Cioè loro hanno detto sì, noi abbiamo vinto la guerra perché siamo stati più forti, ma abbiamo vinto la guerra perché noi eravamo dalla parte dei giusti, perché noi eravamo dalla parte del bene. Sì. E questo ragionamento è stato per quanto ignabile, perché in realtà quando si fa una guerra, e come ci insegna Machiavelli, nella politica internazionale, nella politica non c'è il bene e il male, ci sono soltanto interessi contrapposti. Uh-huh. Però quello che è accaduto in Europa
prima e durante la seconda guerra mondiale, cioè il nazifascismo per intenderci, era un qualcosa di talmente aberrante, talmente lontano da quella che è la natura umana, da così antiumano, io direi, da aver avallato questa visione americana. Si è riflettuto anche nell'immediato dopoguerra, perché il processo di Norimberga è stato un'esaltazione clamorosa di questa visione, certo, degli Stati Uniti. Come ci hanno insegnato diversi grandi autori geopolitici internazionali, io penso a Boyle ed anche ad altri che si sono succeduti, i diversi schieramenti di un conflitto non possono essere giudici del conflitto stesso. Cioè, se tu sei una parte del conflitto, dopo la fine del conflitto stesso non puoi ergerti a giudice del tuo nemico. Però il processo di Norimberga è stato esattamente questo, ed è stato un successo politico e direi per l'epoca mediatico clamoroso, perché si è vista appunto questa contrapposizione fra bene e male. Cioè, da un lato c'erano gli Stati Uniti, portatori di, come detto, giustizia, libertà, prosperità per tutti gli esseri umani, dall'altro c'era il nazifascismo, che era l'aberrazione dell'essenza dell'essere umano. Questa visione ha poi forgiato tutta la successiva geopolitica americana, fino ai giorni nostri praticamente. E quindi questa visione in qualche modo è andata avanti fino alla caduta del muro di Berlino, fino alla fine della guerra fredda. Quindi proprio il fatto che loro erano i buoni che hanno combattuto, sì, e sconfitto, allora, in realtà, i cattivi. Quello che abbiamo appena detto per gli Stati Uniti a suo tempo valeva anche per l'Unione Sovietica, perché l'Unione Sovietica, come gli Stati Uniti, perseguiva una politica universalistica. Cioè, il comunismo era un'ideologia fondante la liberazione del genere umano dalle ingiustizie, direi anche dalle disuguaglianze, dalle discriminazioni. C'era quindi questo duplice universalismo, okay, fondante la politica della guerra fredda, e fin quando questi due universalismi si sono contrapposti, in qualche misura si sono contemperati. Certo, c'era una specie di equilibrio, possiamo dire, sì, che comunque era un equilibrio. L'universalismo americano faceva da contraltare l'universalismo sovietico. Certo. Quando cade il muro di Berlino, quando si disgrega l'Unione Sovietica, come abbiamo anche peraltro detto in altri video, cambia la natura della geopolitica americana. Si abbandonano quelli che erano stati gli architravi della geopolitica americana. Certo. Quindi Mackinder, quindi l'altro grande geopolitico di cui adesso mi sfugge il nome, di origine olandese, praticamente si abbandona quello che è stato il realismo americano, il realismo geopolitico, si abbandona l'approccio machiavellico, certo, si abbandona quello che avevo detto anche in un'altra puntata, cioè la visione agostiniana della politica, cioè la politica ha compiti, persegue compiti limitati e non deve perseguire l'idealismo, non deve perseguire l'universalismo, non deve, certo, cercare di affermare la realizzazione dell'essere umano su questo pianeta. Gli Stati Uniti abbandonano tutto questo con la caduta del muro di Berlino e si affidano a questa nuova corrente, questa dei neocon, i quali sono esattamente l'opposto di tutto quello che hanno fatto gli americani negli ultimi 500 anni. Cioè, loro, in nome dell'idealismo, in nome dell'idealità, in nome di principi assoluti, in nome di imperativi categorici, forgiano la geopolitica statunitense, e arriviamo a quello che dicevi tu prima, l'esportazione, cioè, l'esportazione della democrazia. Cioè, si arriva a un'assurdità, certo, perché l'esportazione della democrazia è un'assurdità, dobbiamo dircelo molto chiaramente. Come fai a dire: io adesso vado con i militari, vado con le bombe, vado con gli eserciti, ammazzo decine e decine di migliaia di persone, e poi dopo magicamente arriva la democrazia, il popolo che tu hai massacrato con bombe, con eserciti, si dimentica tutto quello che hai fatto e si arriva a costruire una democrazia? Questa cosa è, certo, veramente assurda. Più che altro perché devono anche, gli Stati Uniti, dal mio punto di vista, fanno un errore di fondo,
il fatto che loro credono che il loro sistema vada bene per tutti. Quello è ovvio perché allora la democrazia non scaturisce dal nulla. La democrazia, se noi andiamo a guardare in Europa, c'è un retroterra culturale molto preciso che è l'illuminismo e il Certo, romanticismo, che certo. sono il retroterra culturale imprescindibile per arrivare poi alle costruzioni ideologiche che si sono Esattamente. succedute nel Novecento. Nel resto del mondo non c'è tutto questo. Non c'è Certo. l'illuminismo, non c'è il romanticismo, non ci sono i presupposti politico-ideologici per arrivare a tutto questo, per arrivare alla democrazia. E la democrazia, se non ha un retroterra, se non ha una consapevolezza popolare, non si costruisce da nulla. Basta Esattamente. la televisione, non basta il diritto di voto, non basta la libertà mediatica, che poi vediamo che non c'è Che libertà poi infatti mediatica. ecco, non c'è neanche negli Stati Uniti, quindi. Questo è un altro discorso, Sì. insomma. Quindi è un'assurdità quello che vogliono fare gli americani e che continuano a fare. Perché loro lo stanno continuando a fare Certo. e anche quello che vediamo nella geopolitica attuale è ispirato a questi principi qui, ma è assurdo anche perché si stanno facendo politiche che sono platealmente in contrasto con quella che è l'invocazione di questo principio di idealità, di giustizia e di prosperità. Qui andiamo a guardare quello che succede in Ucraina. In Ucraina c'è stato il genocidio di un popolo. Il supporto, seppure strumentale, probabilmente non sappiamo questo, quanto questo supporto sia convinto e quanto sia strumentale, a un regime nazifascista quale quello di Kiev. E adesso stiamo vedendo la guerra in Medio Oriente. Tutto questo fa venire meno quei presupposti di cui abbiamo accennato fino ad ora. Ricordiamo una cosa. L'unipolarismo americano e in generale la politica internazionale di un paese si fondano su due pilastri fondamentali. Una è la politica di potenza e l'altra appunto è l'idealità, è il principio ispiratore che muove le tue azioni. Gli Stati Uniti, e qui andiamo un po' al tema centrale della puntata, gli Stati Uniti hanno perso su entrambi i fronti. In Ucraina hanno perso dal punto di vista della politica di potenza, perché la NATO, che poi la NATO Certo. dobbiamo declinarla per quello che è, cioè l'America, Certo. l'America esce con le ossa rotte dalla vicenda ucraina. Tutta la NATO, quindi non solo gli Stati Uniti, in modo particolare Tutto gli Stati Uniti, ma tutta la l'Occidente. NATO, l'Occidente cosiddetto collettivo, esce con le ossa rotte, è stato sconfitto e sconfitto in un modo pesantissimo. E stiamo vedendo che i russi, tutto sommato, hanno fatto un utilizzo proporzionato e limitato del loro potenziale bellico. Assolutamente. Beh, adesso io mi informavo su quelli che sono gli ultimi avvenimenti a livello bellico, e i russi stanno stracciando gli ucraini ad Avdiivka, a Marinka. E vediamo che dopo questi successi loro non, tutto sommato vanno lentamente. Vanno Cioè è chiaro molto che lentamente, hanno una politica quasi direi di logoramento, è una guerra di sì, logoramento ma quella è che stanno chiaro, facendo. non sappiamo, Putin sin dall'inizio ha dato questa impostazione di Sì. andare lentamente, di non andare in Beh, scontro frontale. direi i Non primi sappiamo. giorni non sembrava, almeno non ufficialmente, però sì, poi essenzialmente è diventato sì, un assedio, è un È assedio. abbastanza clamoroso che c'è un'impostazione di fondo proveniente dai vertici politici russi di procedere in questa maniera. Quindi adesso non sappiamo quale sia l'obiettivo conseguito che voglia conseguire il Certo. Cremlino. Beh, sicuramente è un assedio, questo possiamo dire. Dal mio punto. L'Ucraina fa una brutta fine. Insomma, se non succede qualcosa adesso, nell'immediato, veramente nell'immediato. È Da finita. qui a fine anno, per capirci, l'Ucraina fa una bruttissima fine Sì. perché, e questa sconfitta è pesantissima perché veramente non sappiamo quale sia il futuro della NATO. La NATO è stata sconfitta, non ci giriamo attorno. La NATO con questa Noi guerra sentiamo quello che proxy. dice Stoltenberg parla di aumentare i finanziamenti, cioè fino a quando i popoli europei saranno disponibili, nonostante
questa sorta di ipnosi in cui sono precipitati, saranno disponibili a seguire queste politiche. Certo. Ecco perché la sconfitta è così pesante e potrebbe essere foriera di scenari catastrofici per gli americani, perché vengono giù Sì. tutti i pilastri su cui si regge la loro politica di potenza. Per quanto riguarda l'altro aspetto che menzionavamo, cioè l'idealità, la politica universalistica degli americani, anche quella è compromessa, perché Certo. quello che accade in Palestina è un qualcosa, cioè tu, Stati Uniti d'America, stai avallando il genocidio di un popolo, e questo ti sta inimicando praticamente tutto il mondo, cioè non puoi andare dietro a una politica di questo tipo. Noi abbiamo visto che ci sono dei rapporti per i quali risulterebbe che è in atto un vero e proprio ammutinamento all'interno del Dipartimento di Stato a Washington. Ci Certo. sarebbero moltissimi funzionari del Dipartimento di Stato di alto rango che avrebbero scritto un documento di protesta all'indirizzo del segretario di Stato Blinken, facendogli presente, cercando di renderlo edotto di quello che sono le conseguenze devastanti di una scelta di questo tipo. Gli americani stanno rinnegando 500 anni di geopolitica. Sì. Si sta veramente arrecando alla politica internazionale americana un danno da cui non so se e quando gli Stati Uniti si potranno riprendere. Certo. Questi sono i due motivi principali che spiegano, che illustrano l'attuale catastrofe americana, che si va poi ad abbinare a quegli altri aspetti che tu avevi citato Il crollo nello del spirito, dollaro, certo. il crollo del dollaro, la deindustrializzazione, Ah beh, certo, e non ho accennato anche alla deindustrializzazione, assolutamente. Anni e anni di politiche di portare tutto sì, in poi c'è Cina. stata, cioè gli americani, sempre in ossequio a questa politica idealistica, hanno portato le loro industrie in Cina, in Asia. E Non quale conseguenza è pensando che che in un loro futuro. pensavano, adesso questi qui, i cinesi, li facciamo diventare americani asiatici. Sì, e Cioè, non è non andata così. è... No, non era andato così perché gli americani evidentemente non conoscono la storia della Cina ed Certo. evidentemente non conoscono neanche tanto la storia della Russia. E chiunque conosca la Russia sa che la Russia non è un fatto nazionalistico, ma è un fatto religioso. E la Sì. Cina ha una grande tradizione culturale e storica che non puoi smantellare esclusivamente attraverso l'introduzione del consumismo all'interno dello Stato cinese. Sono stati veramente sbagliati tutti i calcoli. E questo, ripeto, si va a ricollegare con quanto abbiamo detto anche in altre puntate, cioè la politica internazionale è fatta di due piani inclinati. Quindi la geopolitica tradizionale, quella degli stati, e la geopolitica delle elite. E noi sappiamo che la geopolitica delle elite è una geopolitica di stampo capitalistico, e la Assolutamente. geopolitica di stampo capitalistico, per un certo percorso, per un certo tratto, può sovrapporsi e andare d'accordo con la politica di potenza. Ma a un certo momento queste due logiche, queste due politiche entrano in contrasto irrimediabile. Certo. E la politica capitalistica arreca danni irrimediabili alla politica di potenza. Sì. Cioè, facendo un discorso di dialettica marxista, per chi insomma si può un pochino dirimere all'interno del discorso marxista, che cos'è il capitalismo? Il capitalismo è espansionismo. Cioè, io mi prendo questo stato qui, me lo divoro economicamente, mi prendo tutto quello che mi posso prendere, i soldi, le ricchezze e tutto quanto. È stato fatto con l'Europa, è stato fatto con gli Stati Uniti d'America, poi si è andati in Cina e poi si è andati in Russia, È e lì è andata male. andato molto male. Si è andati a sbattere contro un muro di cemento armato lì. Sì. Allora il capitalismo è un qualcosa, è un sistema che può sopravvivere a una situazione di crisi per 2 o 3 anni, 5 anni, poi lo sbocco qual è? È la guerra, quello che È stiamo lo vedendo sbocco adesso. automatico, certo, esatto. È un approccio clauseviziano, cioè la guerra come prosecuzione della politica. Sì. Ed è quello che è successo con la prima guerra mondiale e indirettamente con la seconda guerra mondiale. Cioè il capitalismo va avanti, poi trova un muro di cemento E armato. lo deve sfondare in qualche modo. E che cosa facciamo? Facciamo la guerra. Certo. Però qui mi sembra che vogliano rosicchiare un osso troppo duro.
E non sappiamo veramente che cosa succederà, perché non sappiamo se il capitalismo sopravviverà, almeno nelle forme che abbiamo conosciuto fino ad oggi, perché c'è una crisi economica che morde, di cui ignoriamo gli esiti, perché qua abbiamo visto, prima hanno fatto il quantitative easing e hanno stampato moneta a tutto spiano, adesso hanno alzato i tassi di interesse e hanno tolto liquidità dalla circolazione. Adesso si riparla di abbassare i tassi di interesse e di rimettere liquidità, ma secondo me qui andiamo incontro a uno scenario catastrofico di crack. Certo, sì. Non sappiamo ancora quando avverrà, ma l'ipotesi è quella. Se si verifica questo crack, dopo che succede? Questa è una Risuccede il domanda. 2008 tutta un'altra volta. Non, andiamo oltre, Alessio. Dici Cioè, oltre, dici peggio. qui si mette in discussione la tenuta, la sopravvivenza stessa del capitalismo. E non sappiamo quale organizzazione della società ci attenda. Tutto quello che noi conosciamo qui intorno a noi oggi forse sparisce Certo. e comincia qualcosa di nuovo di cui noi non abbiamo la benché minima cognizione. Possiamo fare delle ipotesi, possiamo formulare delle ipotesi, ma tutto quello che noi vediamo qui intorno alle nostre case, alla nostra vita quotidiana, sta per essere messo in discussione, secondo me. E comincio, parafraso Axel, comincio un nuovo mondo. Non sappiamo quale sarà questo nuovo mondo, ma comincia qualcosa di veramente. Si fa tabula rasa e, come diceva Aristotele, comincia qualcosa di completamente nuovo che non possiamo immaginare oggi. Ma finisce quello che è stato chiamato realismo capitalista. Io mi ispiro a un libro celeberrimo di qualche anno fa, l'autore si è suicidato, era un fervente comunista. E finisce questa epoca del realismo capitalista e comincia un nuovo mondo. Sì. Secondo me questo è lo scenario ad oggi più probabile che ci attenda. Gli americani stanno andando avanti, lo vediamo in Ucraina, Non perché in possono Ucraina andare indietro, quello è il problema. no, ma poi non Ormai credono il a quello che fanno. problema Loro è che credono. l'unica via è andare Sì, ma e poi loro credono a quello che fanno. Perché se si rinnega tutto questo, finisce un po' la vocazione su cui si sono fondati gli Certo. americani e forse finiscono gli Stati Uniti d'America. Questo, come Beh, dire, il consiglio che sta. secondo me è un attimo un processo inverso. Parliamo di Ucraina, no? Ok, la Russia vincerà, questo ormai è. Ormai ha Significa, ha già vinto. già vinto, sì, sulla carta, però ufficialmente dicono di no. Crollerà la NATO e la NATO porterà giù gli Stati Uniti. Non ci E sono. viene giù, secondo me, viene giù tutto il sistema capitalistico americano. NATO significa anche Unione Europea, dal mio punto di vista, perché no, non Viene giù scappiamo, tutta, non adesso scappiamo. secondo me viene giù tutta l'organizzazione sociale, politica, istituzionale che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Non possiamo prevedere oggi le tempistiche, Assolutamente no, certo, ma possono vedere essere che 10 viene anni, giù. possono essere 30 anni, chi lo sa. Sì, secondo me 30 anni no. Dici? Secondo me viene giù, non so, adesso io non voglio azzardarmi a In prevedere previsione qual sarà la impossibile, la cosa. palla di vetro ancora non ce l'abbiamo. No, però viene, cioè, questa possibilità di dire viene giù tutto quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi a livello, ripeto, politico, istituzionale, sociale, economico, tutta l'organizzazione della nostra umanità, della nostra società, come la conosciamo oggi. Secondo me dire che viene giù tutto non è un'ipotesi peregrina, anzi, è un'ipotesi tremendamente concreta. E noi dobbiamo dircelo questo, dobbiamo dirlo a chi ci segue e prepararci a quello che sarà All'impatto. sì, all'impatto e al mondo del futuro. Sì. Diciamo, l'impatto magari bisogna vedere poi Bisogna vedere poi come ti rialzi. il mondo futuro, sì, come sarà. Questo è il discorso, secondo me, molto importante da fare oggi. Assolutamente. Beh, io direi che con queste ultime parole possiamo terminare questo nuovo episodio qui su Make in the Review. E come sempre ringraziamo i nostri ascoltatori. E niente, arrivederci, alla prossima. Buonasera.